ecco anche sui miei.
Prova. Francesco, ci senti? Hai lasciato le carte giù a qualcuno? Hai lasciato i documenti a qualcuno? O sei entrato così? No, ho lasciato giù moduli. Perché non è che sinceramente me l'ho dimenticato di dire a Massimo che tiri tu oggi. Vabbè, tanto arrivi che tutto sei tesserato, quindi non c'è problema. Sì, i moduli ho compilati lo stesso. Però dovresti essere tra le persone autorizzate ad entrare e poi quello è ulteriore. Vabbè, quello. Ma al massimo dato la giugia non c'è qua nessuno, quindi non è. Comunque, certo, me lo sono precompilato, quindi devo solo cambiare la data. C'è qualcosa di particolare? Thank you.
Amiche e amici della Palamano, bentornati in diretta dal Palazzetto Tacca. Sta per andare in onda, saremo noi il primo campo ad aprire questa sesta giornata di ritorno della Serie A Beretta maschile. Ospiti del Cassano Magnago, gli amici sardi del Raimond Sassari. Questa è la partita in programma, fa pochi minuti alle ore 16. Il resto del programma prevede Bolzano-Brixen, derby dell'Alto Adige, super classico. Siena-Fondi, queste due partite alle 18, poi Fasano-Conversano già rinviata per problemi Covid. Alle 20 avremo Pressano-Trieste e Spare-Repan Alperia-Merano, quindi doppio derby altoatesino in giornata. E invece altra partita rinviata per problematiche Covid, Molteno-Cingoli. Quindi programma un po' ridotto, ma avremo comunque 5 partite da gustarci oggi per la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Classifica aggiornata, intanto le squadre stanno per scendere in campo, siamo ai saluti di rito. Dicevamo, classifica che vede Conversano condurre con 33 punti, Sassari 26, Siena e Bolzano 22, Brixen 21, Pressano 20, Cassano Magnago e Merano 19, Junior Fasano 18, Trieste 14, Eppan 13, Cingoli Albatro 11, Fondi 10, Molteno 7. Ovviamente questa classifica risente un po' dei vari rinvii, quindi ci sono squadre con partite in più, partite in meno. Bisognerà aspettare un po' di recuperi per avere un quadro più completo. Comunque torniamo qua al Tacca, dove con la coppia arbitrale Stefano Riello e Niccolò Panetta stanno per scendere in campo le formazioni. Io approfitto di questi istanti per iniziare il match per ringraziare la crew di giornata, quindi gradito ritorno qua nella nostra squadra tecnica. Oggi alla telecamera abbiamo il mitico Severino Bassanese e qua in cabina di regia a fianco a me il buon Davide Bianchi, che oltre a pippolare sui tastini mi darà anche una mano contribuendo alla telecronaca con la sua possente voce. E buongiorno Luca, buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, bene, tutto è pronto allora per questo match di Serie A Beretta, Cassano contro Sassari, che è un po' anche una rivincita della recente sfida, sì, in Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate in semifinale con la vittoria dei nostri ragazzi, però è stata una partita molto tirata, molto avvincente, quindi sicuramente anche oggi vedremo lo spettacolo che sapranno offrirci queste due formazioni. Sassari ha una piccola sete di rivalsa. E beh, direi, comunque perso di misura e poi frenato il cammino verso la finale del Coppa Italia, quindi giustamente avranno voglia di rifarsi, oltre all'agonismo che giustamente metti in pista per qualsiasi partita che vai, esatto, a disputare. Parte Cassano in attacco con Branca, Moretti, Mazza, Fantinato e all'ala destra credo sia Thomas Bortoli e poi Mattia Dorio, pivot. Risponde Sassari con Chiepuschi tra i pali, poi vedremo come si schiereranno i giocatori in fase offensiva, mentre tra i pali per il Cassano confermato Monciardin dopo la buona prestazione di sabato. Primo attacco per il Cassano, ma non trova la porta Filippo Branca, quindi parte Marzocchini, prova a sorprendere in velocità, ma torna bene la difesa Amarante, quindi difesa schierata, e poi doppio cambio attacco difesa, fuori Pereira e Marzocchini, dentro Stabellini e Bruno Brzezic. Bruno Brzezic. Poi invece abbiamo nel ruolo di pivot con numero 7 Felipe Braz, alla sinistra dovremmo avere Nardin, mi sembra di aver intravisto, sì Giovanni Nardin, quindi poi a destra Pereira e Taurian. Tanto Vierà prova a scaricare, no, proprio per Nardin, Stabellini uno contro uno, palla Braz, si lotta, non riesce a girarsi Braz sui 6 metri del Cassano, quindi tutto da rifare per il Sassari. C'è da pulire, quindi viene fermato il tempo. 1 minuto e 40. Abbiamo visto due cambi attacchi difesa inizialmente per il nuovo allenatore del Sassari, Serra Cortina. Proprio dopo l'eliminazione in Coppa Italia, l'allenatore Passino ha rassegnato le sue dimissioni, quindi avvicendamento tecnico per il Sassari, poi andremo a
nelle interviste post gara a sentire il nuovo allenatore Serra Cortina. Tanto Cassano che ha recuperato il pallone dopo l'infrazione in attacco del Sassari. Ancora 0-0. Nulla di fatto per i primi attacchi delle due formazioni che si stanno ancora studiando, stanno prendendo le misure. Adesso Cassano che attacca, Mazza scambia di posto con Fantinato, la palla è proprio per il numero 5 che incrocia ancora con Mazza, risale Bortoli, finta di tiro, scarico verso Moretti, Fantinato ancora, Mazza uno contro uno, ancora Fantinato per vie centrali, prova il tiro ma... viene stoppato, ma palla arriva a Bortoli, ma poi intervento di Kepuschi, quindi prima parata importante per l'estremo difensore sassarese. Poi subito dall'altra parte ci ha provato Stabellini in seconda fase, ma viene fermato dalla coppia Fantinato e Bortoli, quindi nulla di fatto, ancora 9 metri per il Sassari. 3 minuti di gioco, siamo ancora sullo 0-0. Già. Ovviamente anche un orario inconsueto, perché alle 4 del pomeriggio in fase settimanale le due squadre devono ancora carburare e sciogliere i muscoli completamente. Schema offensivo che prevede l'uscita di Baz dalla difesa, poi a ripalla Stabellini che sorprende tutti, sembrava volesse scaricare per l'incrocio di Vieira, invece va a realizzare sul palo lungo, ora cercava lo sfondamento Nardin ma non ci casca Fantinato e va prontamente a impattare il punteggio, uno pari. Squadre che finalmente si sono sbloccate e vediamo se svilupperanno trame di gioco più veloci. Per ora i ritmi sono bassi, sembrano non voler accelerare più di tanto due formazioni. Per il Cassano un paio di assenze importanti, soprattutto nella turnazione che piace tanto a Colez. Sì. Indisponibili Possamai e Scisci, che già la partita di Conversano erano sì presenti ma non sono mai entrati in campo. E stessa sorte probabilmente per i Balli, che vediamo sì ancora oggi in panchina ma con su la tuta, quindi difficilmente sarà utilizzabile dal coach, vediamo se poi ci smentirà. Esatto, torniamo in cronaca. Sassari con Brzic, prova da fuori, sorprende l'opposizione di Fantinato, poi la palla viene scagliata dove Monciardini non può vederla partire, quindi va sul palo. Brzic numero 11, giusto? 33, pardon. E poi come al solito due cambi attacchi difesa con Pereira e Marzocchini ad aumentare centimetri e stazza fisica, sostituendo rispettivamente Brzic e Braz, credo, o Stabellini. Stabellini fa il cambio attacco difesa, Braz infatti confermatissimo anche nella fase difensiva. Tanto Cassano che attacca, mazza uno contro uno con Braz, incrocia con Fantinato che scappa al numero 7, poi si ritorna verso destra, ancora mazza uno contro uno su Marzocchini, prova a superarlo ma non ci riesce, tiro sotto fallo. 6-0 per ora tattica difensiva del Sassari, ovviamente può sfruttare i centimetri a disposizione del proprio roster. Moretti, Moretti da fuori ruba il tempo, non c'è la copertura del muro e l'incolpevole Kepuschi può solo raccogliere la palla in fondo al sacco, parità su 2-2. 2-2, Alessio Moretti riagguanta il Cassano, il pareggio per il Cassano Magnago. Adesso Sassari in attacco, sempre consueto cambio attacco difesa. Brzic, Vieira si allarga, passa in mezzo Stabellini, ancora Brzic, non c'è spazio, deve ricominciare. Si muove Baz, prova a dividere la difesa in due ma è molto attento Dorio. Buona la difesa. Siamo sotto passivo, si è chiusa bene la difesa di casa, costringe la Raimond a giocare sotto la spada di Damoc del passivo, prova a risolvere tutto Berdic ma viene fermato, ora chiama schema 1. Vediamo se quale sarà la soluzione, prova Stabellini sul palo lungo, tiro deviato, prova ad arrivarci Monciardini ma non la tocca, quindi rimessa dal fondo, siamo sempre sotto passivo però. Vieira prova lui, si accentra, tiro schiacciato, non c'è fallo, recupera palla e Cassano, però la Raimond è già tornata in difesa brillantemente, quindi non c'è spazio per contropiede, si gioca in quarta fase.
con Federico Mazza nel ruolo di centrale a determinare la posizione del proprio pivot. Lo vuole dalla parte opposta, si sposta Mattia Dorio e vediamo quale schema andranno a mettere in pista. Cambio di posto Moretti e Mazza, poi esce Dorio, Fantinato, Mazza. Uno contro uno, tira un doppio appoggio. E sorprende tutti. Sembrava andare a cercare una finta o cambio di direzione, ma invece è arrivato sugli 8 metri, non ha trovato posizione degli avversari, ha scagliato la palla con doppio appoggio a terra, sorprendendo ancora una volta difesa e portiere. E primo vantaggio Cassano. Finora aveva inseguito, anche se ovviamente siamo solo nei primi suoi minuti, sul 3-2, la partita deve ancora raccontare tutta la sua storia. Berzic, palla per Praz, comincia a funzionare l'asse Berzic Praz, che tanto bene aveva fatto in quel di Sasso Maggiore Terme, finale, semifinale Coppa Italia, aveva funzionato alla grande l'accoppiata con tanti palloni serviti al pivot. Beh, Praz, pivot di mestiere e di stazza fisica non indifferente, quindi conosce molto bene come si fa. Ora invece non funziona l'intesa con Vieira, palla persa. Rete di Moretti. E si invola Alessio Moretti, che ha recuperato palla prima che la stessa uscisse dal fallo laterale. I giocatori del Sassari sembravano aspettare che la palla uscisse, invece ha sorpreso tutti Moretti, si è involato in contropiede per il gol del 4-2. Piccolo break del Cassano di due reti. Anzi, parziale 3-0 perché era, conduceva 2-1, quindi... Cassano che prova ad allungare, vediamo quale sarà la risposta del Sassari. Prova a servire Taurian, ma non c'è spazio, deve risalire. Palla Stabellini, Berdic sul terzino sinistro. Ancora Stabellini, doppia finta. Uno contro uno, ma viene ben fermato da Mattia Dorio. Gli ha preso le misure, non gli lascia spazio né per il tiro né per il passaggio. 9 metri, doppio pivot per il Sassari, esce Nardini, adesso prova Vieira, uno Vieira di forza, uno. Ma Taurian non c'è lo spazio, risale Stabellini, finta da fuori, ma Mazza e Moretti chiudono. Ottima difesa il Cassano, ancora sotto passivo il Sassari, non trova Varchi. Braz battuta a 9 metri, Vieira ci pensa, poi serve Braz, molto esterno. Grande palla posizione di Vieira, perché ha sorpreso tutti, si pensava fosse lui l'incaricato del tiro, invece finta di elevazione, scarica palla Braz che si gira verso l'esterno, quindi situazione non facile, aveva un angolo anche abbastanza chiuso, ma ha trovato il modo di superare Monciardini, quindi rete per Felipe Braz, che riporta il Sassari a meno uno, però la palla deve ora del Cassano. Sempre lunghe trame per il Cassano, sempre terzini a scambiarsi palla, collabora anche Dorio alla manovra. Fantinato, arriva l'uno contro uno, prova a sorprendere ma la palla è stata deviata. Si riprenderà dall'angolo. Con Banca per la rimessa dal vertice. Moretti. Palla Moretti, attenzione, ha tentato per palla Mazzocchini. Siamo dalla parte opposta, Fantinato per Mazza. Ancora. C'è stata ancora una deviazione, questa volta il muro sembrava poter intervenire, ma lo fa spiazzando involontariamente il proprio portiere, quindi tocco di Mazzocchini, mi sembra. O di Braz, uno dei due. No, penso Mazzocchini, penso. Erano loro davanti a Mazza, però risultato, palla deviata e Chiepuschi non ha potuto intervenire. Cassano che si riporta più due. Berzic sempre con Stabellini e Vieira, si muove Taurian, taglia doppio pivot, accelera la manovra Stabellini, ma il primo passo tenta di rubare il tempo, ci riesce con la difesa, ma è prontissimo Monciardini, si fa trovare pronto ed ora fa un attacco per il Cassano, sfondamento di Fantinato, poi prova il Sassari a ripartire ma la posizione va corretta, quindi possesso palla e ripresa del gioco, intanto conciliabile tra i due arbitri, quindi palla che rimane al Cassano, viene segnalato un qualcosa di probabilmente contemporaneo ma leggermente anticipato rispetto allo sfondamento fischiato a Fantinato, quindi possesso palla che viene restituito al Cassano. Cassano ha possibilità di andare a... Chiede spiegazioni la panchina del Sassari, ma l'arbitro fa segno che a posto così, poi spiegherà successivamente la decisione.
sta di fatto, possesso palla restituita al Cassano. Ipotizziamo, probabilmente c'è stato un movimento sul pivot antecedente allo sfondamento di Marco. Tanto adesso Mazza, uno contro uno con Brazzo, passi di Mazza, quindi nulla di fatto, parte il contropiede del Sassari con Pereira che ha servito Baz, che va a superare, aspetta l'uscita di Monciardini per lasciargli la palla sotto i piedi. Ritmo che si sta aumentando, siamo già dalla parte opposta, prova Mazza a giocare seconda fase, poi non ci sono gli sviluppi, quindi tutti fermi, e chiama schema posizionando nuovamente il pivot, questa volta dalla parte opposta, cambio di posto anche tra Bortoli e Fantinato, quindi probabilmente ci sarà uno schema giocato sul lato destro del campo per quanto riguarda il Cassano. Moretti in centro, sale Fantinato, finta di tiro, incrocia con Mazza, palla che torna a Moretti, che palla per Dorio! Movimento di Dorio in mezzo alla difesa avversaria, distratta anche dalla presenza di Fantinato in un finto doppio pivot, hanno perso un attimo il conteggio degli uomini difensori del Sassari, ne ha approfittato Mazza, bella assist per Dorio. Secondo te? Ti faccio una domanda. Si fa trovare pronto e realizza. Domanda, movimento di Dorio improvvisato o schema preparato in allenamento? Allora, il movimento di Dorio per me era preparato, che ci fosse Fantinato in quella posizione a disturbare non sono convinto che fosse uno schema preciso, probabilmente da tagliare a doppio pivot ma non in quella posizione, in quella fase dell'azione, però bravi comunque prima Mazza e poi Dorio a leggere la situazione ad approfittarne. Tanto in attacco c'è sfondamento fischiato a Vierà, quindi Cassano ha la palla potenziale per un più 3, arriva Moretti, tiro deviato, però arriva Bortoli che supera e realizza il più 3. E stavolta in sacca Bortoli. Buona fase per il Cassano, che si è portato avanti su 7-4. Dopo una prima fase di studio ha accelerato il ritmo, cosa che invece non è ancora riuscita a mettere in campo il Sassari. Vediamo se ora troverà le soluzioni Bruno Brzic. Sposta ancora il proprio pivot a cercare Tabellini, Vierà, doppio incrocio con Brzic, cercato Brazzo, poi non agguanta il pallone anche se la difesa era presente, quindi 9 metri. Stanno molto attenti sul pivot, ci aveva fatto tanto male in quella semifinale Coppa Italia, quindi sono sul pezzo i ragazzi, non vogliono commettere gli stessi errori, chiaramente poi c'è il rischio che troppo concentrati sul pivot ci sia spazio agli altri giocatori, vediamo se il Sassari cambierà tipo di gioco proprio in virtù di questa particolare attenzione al loro pivot. In questo caso molto bravo Fantinato a leggere l'azione di attacco del Sassari, a fermare tutto, 9 metri battuto, Stabellini, cambio di posto con Brzic, proprio cerca la palla per il numero 33, finta, scarico per Stabellini, bello, molto bella l'azione del Sassari, poi Brzic però conclude dai 6 metri non riesce direttamente ad angolare il tiro, preso in pieno volto Monciardini, ovviamente involontariamente, per fortuna non aveva dato grossa potenza al tiro. Palla che ritorna nelle mani del Cassano. Sì, forse Brzic un po' sbilanciato, un po' in difficoltà. Ha anticipato il tiro, ha tirato quando ancora si stava girando, quindi probabilmente non aveva sufficiente coordinazione del braccio, non è riuscito ad angolare il tiro che gli è rimasto praticamente centrale. Dritto sulla dritto faccia per di dritto, Monciardini. Comunque prontamente ristabilito, gesto di fair play 3-2, quindi ovviamente non c'era cattiveria né volontarietà, è solo un incidente fortuito. E si può riprendere il gioco con Cassano che ha in qualche modo ottenuto la rete inviolata. Vediamo. 7-4 punteggio, attacca Cassano, risale Branca, incrocia con Fantinato che incrocia a sua volta con Moretti, adesso Bortoli. Uno contro uno, cerca ancora Moretti, poi scarico per Dorio. Poi la palla rimane lì, palla intercettata ma non in maniera definitiva, arriva lo stesso Moretti che era sceso al terreno dopo il passaggio e ne è pronto ad approfittarne, ad allungare. Cassano che si è portato a più 4 e deve correre ai ripari coach Serra Cortina perché deve chiamare il suo time out per frenare l'impeto della squadra di casa. Sì, esatto, Cassano che ha preso un leggero break di 4 reti. Vediamo proprio il coach ospite, sta dando indicazioni con la cartellina alla mano per dare proprio posizioni, probabilmente cambierà qualche cosa a livello di impostazione tattica.
Vediamo se i cambiamenti saranno solo per la fase offensiva, che finora ha dato pochi risultati alla propria squadra, o se deciderà di cambiare qualcosa anche in difesa. Andiamo dalla parte opposta anche Kolec a dare nuove indicazioni. Quindi probabilmente avrà studiato le possibili contromosse dell'avversario, avrà già un piano B da poter mettere in campo a seconda di quello che farà il Sassari. Tanto prima soluzione tattica, prova a cambiare portiere la squadra ospite, fuori Chiepuschi e dentro Spano. Anche in quelli di Sasso Maggiore c'era stato questo avvicendamento, sì, con Spano che aveva fatto un ottimo secondo tempo con parecchie parate che avevano tenuto in gara la sua squadra fino agli ultimi minuti. Tanto si riprende, siamo a metà del primo tempo, Cassano più 4 sull'8-4. Berzic. Per ora non ci sono cambi di uomini, quindi stessi set in campo. Palla Nardin. L'angolo era stretto, però ci ha provato lo stesso Giovanni Nardin, ma Moncia dice di no. Bravo Moncia anche tatticamente, perché sembrava voler andare in anticipo sul secondo palo, ha tratto in inganno Nardin che poi ha tirato sul primo, ma è andato prontamente a chiudere. Quindi altro attacco neutralizzato da Luca Monciardini, e Cassano che attacca per il più potenziale più 5. Moretti arriva Fantinato a supporto, incrocia con Mazza, palla di ritorno per Moretti, ancora Mazza, uno contro uno, potrebbe giocare col pivot, preferisce Bortoli, risale Bortoli e tenta uno scarico a pivot che però subisce, no, dice l'arbitro che Mazza ha toccato la palla col piede nell'intercettare, sì, il passaggio schiacciato. Ha sì messo la mano, ma il pallone gli è carambolato sul piede. Non è d'accordo Braz, protesta, ma irremovibile la coppia arbitrale. Quindi possesso palla restituito a Cassano, ancora con Mazza, Bortoli va a disturbare lo stesso Braz, Moretti risale banca, attacco lungo, Mazza può provare da fuori, tiro abbastanza centrale, però Spanu, sì, è attento, c'è stata anche una deviazione, ma è pronto Spanu a non farsi superare. Ora diverbio tra Mazza e Spano, poi i giocatori nella prosecuzione erano finiti a terra entrambi. Mazza si lamentava che nel tentativo di rialzarsi era stato disturbato da Spano, ma i giocatori erano semplicemente a terra uno sopra l'altro, quindi non ci è sembrato ci fosse volontarietà, e cede un po' troppo nelle proteste il nostro Federico Mazza, viene punito dagli arbitri con cartellino giallo, che mi sembra, vado a controllare, ma dovrebbe essere la prima sanzione, sì, 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 di questa partita, quindi primo cartellino giallo a carico del Cassano. È a tra grande palla per Braz che viene fermato in maniera fallosa, e poi cartellino giallo anche per Mattia Dorio che ha ecceduto. E poi per proteste, cartellino giallo anche per Taurian che ha protestato con gli arbitri prima che gli stessi ammonissero Dore, quindi punito per questo suo eccesso di proteste. Taurian numero 18. Grazie. Ripreso gioco, Stabellini, Berzic, Vieira, prova da fuori, poi finta, Stabellini, cerca ancora pivot, ma ottimo lavoro della difesa Maranto quest'oggi, ragazzi. Grande, grande lavoro. E poi risolve tutto Vieira, penso. Situazione che stava diventando difficile, sblocca il punteggio perché Sassari comunque non segnava da qualche minuto, quindi va ad alleggerire un po' la pressione. 8-5. Cassano che ha preso leggermente il pallino del gioco, anche se ovviamente siamo ancora nel primo tempo e tre reti in vantaggio non danno nessuna certezza di risultato, quindi c'è ancora tanto da giocare, nulla ancora deciso ovviamente. Bello lo schema del Cassano, azione corale prolungata con Fantinato che viene mandato a tirare addirittura da terzino sinistro, ma giocando palla in velocità può arrivare lanciatissimo e anche
seppur fuori mano, non trova contrasto nella difesa e da lì diventa semplice e agevole anche se non si è del proprio lato di campo. Mettere la palla in fondo a sacco. 9-5. Attacca Sassari, Stabellini arriva in centro, incrocia con Viera, scarica su Berzic. Nulla di fatto, non c'è lo spazio. Si torna da Viera, finta sotto mano. Palla per l'ala, poi ma rubata da Bortoli che ha letto le intenzioni di Berzic e è andato in anticipo. Grande difesa, Cassano sta giocando molto bene in difesa, sì, molto, in questa prima fase. Cioè, è sempre molto difficile capire qual è la difficoltà dell'attacco, la bravura della difesa. Oggi mi sento di dire che probabilmente è la bravura dei nostri a mettere in grossissima difficoltà i giocatori del Sassari, seppur possono schierare fior fior di esperti in campo. Parte Cassano attacco, Fantinato, arriva Mazza. Uno contro uno, cerca il varco, scarica per Fantinato, sfondamento di Marco. Comunque Spano aveva in ogni caso neutralizzato il tiro. Riparte la seconda fase del Sassari, palla Vierada fuori, tiro sporcato, deviato, prova a allungarsi Monciardini ma non ci arriva, la palla va oltre il fondo, quindi rimane attacco Sassari con una rimessa dall'angolo e già effettuata. Sassari che opta per l'extra player, giocano in sette in attacco, esce Spanu ed entra Davide Campestrini. Quindi doppio pivot senza portiere, tanto c'è una spinta di Dorio su Braz che si lamenta. Mestiere Braz. L'arbitro fa segno di continuare, Vieira trova il varco e si sta aggrappando al suo mancino il Sassari, 1-2 consecutivo. E è l'esterno mancino a risolvere queste due situazioni complicate, nonostante l'uomo in più non trovava varchi e poi risolve tutto, come ho detto, Federico Mattias Vieira. Due reti per lui consecutive a tenere i suoi a meno 3. 9-6 punteggio, Cassano in attacco, Moretti incrocia con Dorio, palla per Fantinato, poi Mazza ancora, stesso schema di prima, Fantinato arriva in centro, prova la bomba da fuori, Spanu blocca il tiro col piede. Ha sorpreso la difesa Fantinato perché era andato in elevazione, la difesa non aveva contrastato in nessun modo, ma non è riuscito ad angolare in maniera sufficiente. Spanu è riuscito allungando il piede a bloccare il tiro incrociato del nostro mancino. Siamo già dalla parte opposta, Berzic prova a spingere un 9 metri. Ha visto che Vieira in una buona fase del match, prova a sfruttarlo ripetutamente. Ora il tiro dello stesso Vieira è stato deviato, ma c'era anche fallo, quindi si riprende con 9 metri. Stabellini. Stabellini, sempre extra player per il Sassari, due pivot senza portiere. Bravo! Ed ora c'è tiro di Taurian, posizione di Monciardini, ma la palla si perde in fallo laterale senza che nessuno possa recuperare, quindi rimane in avanti il Sassari. Molto bravo Branca a leggere l'anticipo su Vieira. E poi Mazza a chiudere lo spazio Taurian. Ricordiamo che essendo 7 contro 6 è comunque da qualche c'è un uomo in più. Esatto, da qualche parte un uomo c'è in più. Adesso ancora Sassari con Brozic, cerca Campestrini ma Fantinato dice non passi di qua. Non gli permette di girarsi, si guadagna un cartellino giallo, ma ottima la difesa di Fantinato perché se gli avesse permesso quel mezzo passo a presentarsi faccia alla porta sarebbe stato sicuramente rigore e due minuti. Indubbiamente, sì. Se la cava con una semplice ammunizione ed ora toglie Cassani dal fuoco. Quando dicevamo l'esperienza, Bruno Berzic tiro in doppio appoggio, sorprende tutti e va a realizzare il 9-7 e poi corre velocemente in panchina per permettere al proprio portiere di recuperare la posizione tra i pali. Chiama schema pugno Mazza, che ovviamente non vuol dire che bisogna dare un pugno agli avversari. No. Speriamo che qualcuno si faccia prendere l'entusiasmo. È semplicemente un modo di chiamare, numerare gli schemi. Cassano in attacco, Moretti cerca uno spazio col pivot, non lo trova, si appoggia a Mazza che però viene stampato da Taurian. Ha tentato il doppio appoggio ma il tiro viene fermato immediatamente. Poi c'è un contatto. Rimane a terra Taurian, probabilmente colpito al volto dopo il tiro. Lamenta un colpo al volto Taurian.
Vediamo quale sarà la decisione presa dalla coppia arbitrale. C'è un due minuti a due minuti per Mazza, a Federico Mazza, che lamenta, dice, credo dica, e due minuti anche a Taurian, però sì, due minuti ad entrambi, quindi probabilmente i giocatori sono stati colpevoli di reciproche scorrettezze vicendevoli, quindi c'è stato questo contatto successivo al tiro stoppato. Probabilmente c'è stato, ipotizziamo, non lo so, un qualche tentativo di irrisione, un eccesso di entusiasmo dopo il tiro stoppato che Mazza non ha gradito, quindi c'è stato un confronto tra i due. Gli arbitri hanno optato per la soluzione salomonica, fuori entrambi. Questo ovviamente molto a sensazione, abbiamo visto nel dettaglio cosa sia successo, perché nel frattempo c'era un tentativo di ripartenza e contropiede del Sassari, quindi guardavamo tutti dalla parte opposta. Però vista la decisione degli arbitri, probabilmente questo è stato lo svolgimento più probabile dell'episodio. Comunque fuori entrambi, squadre con giocatori in meno per parte, pronti a riprendere il gioco, quindi speriamo che questi due minuti in panchina siano sufficienti a tutti i giocatori per ritrovare un po' di calma e lucidità. Tutti pronti per la ripresa del gioco? La ripresa del gioco ovviamente deve essere fatta da dove si è stato il primo fallo, quindi ecco, 9 metri difensivi. E Sassari che continua a giocare con l'extra play, quindi fuori portiere e uomo in più in avanti. Beh, soprattutto adesso Luca, anche nonostante l'inferiorità numerica, però siamo 5 contro 5 di giocatori di campo, si intende. Beh, quindi paradossalmente è più facile così, perché giocare, esatto, comunque la difesa un uomo in meno, quindi esatto. È vero che non hai il portiere, però in attacco gli spazi si allargano. Prova Vieira, approfitta subito Vieira, è risalito fino a parte opposta, va a realizzare. Sì, intanto c'è stata sulla rimessa dal centro, palla d'Orio, quindi si è girato. Nel frattempo Spano non aveva fatto in tempo a riguadagnare posizione tra i pali, quindi gol valido, convalidato dagli arbitri. C'è stato un attimo di decisione perché sembrava posizione non regolarissima, ma gli arbitri hanno fatto segno che no, era tutto regolare. D'Orio aveva il piede come da regolamento sulla linea mediana del campo, quindi rete convalidata, 10-8. Riprende Sassari il giro di palla, Stabellini, Brzic, finta di passaggio a pivot, poi va da Vieira con Branca palla, che legge l'anticipo, e Taurian ancora si fa stoppare da Moncia. E poi bravo Moretti a buttarsi su quel pallone, sì, prima che esca in fallo laterale. Ed ora anche per il Cassano extra player, dentro abbiamo visto Saitta. Quindi tre mancini in campo e nessun portiere, quindi una situazione strana. Cioè, vedere tre mancini, neanche un portiere. Credo non l'abbiamo mai visto. In 20 anni che frequento questo posto, credo di averla mai vista. Arriva Bortoli in mezzo, uno contro uno con Brazza, poi scambia con Fantinato che si riaccentra, incrocio con Moretti. Velocità, ma non c'è spazio, chiude bene la difesa il Sassari, ovviamente. E poi Dario lasciato solo. L'assist di Moretti per Dorio, che va a realizzare 1-2 consecutivo di Dorio a riportare Cassano a più 3. Sì. Nel frattempo sono scadute per entrare 2 minuti, quindi potranno poi a scelta dei propri allenatori, però Mazza e Taurian tornano a disposizione dei rispettivi coach. Taurian rimane in panchina. Sì, vediamo ora con la destra con il numero 13. Esatto. Esattamente, Andrea De Logu. Mazza che invece si è spostato dal fondo della panchina al primo posto, quindi vediamo. Intanto palla per Campestrini, area verrà, porta vuota, Moncia prova da porta a porta ma non la inquadra, peccato. Peccato, perché faceva segno Branca e forse Branca sì, era più agevole un passaggio a Filippo che poi avrebbe comodamente appoggiato la palla in porta. Peccato, occasione sprecata. Nulla di fatto per il Cassano, si riporta in attacco il Sassari. Sempre con l'uomo in più, sempre 7 in attacco. Brzic cerca il finta di passaggio, poi prova un tiro un po' scordinato, un po' però si insacca, quindi ha ragione lui alla fine, non sembrava la cosa più semplice, più ovvia da fare, però
come diceva un vecchio allenatore, quando la palla va in fondo al sacco c'hai sempre ragione tu. Esatto. Cassano che attacca, sempre due reti di vantaggio da difendere, anzi più che da difendere da incrementare, non sono assolutamente un margine di sicurezza. Assolutamente no, come nella pallamano tra l'altro mancano ancora 33 minuti e mezzo, ma comunque due reti anche se ne mancasse un minuto non sono nulla. Fantinato, prova da fuori, Spano ancora Spano col piede, ha capito che preferisce quel tipo di tiro incrociato, già secondo che gli neutralizza, ma siamo già dalla parte opposta, sta Bellini, Berzic si butta dentro e 9 metri. Viene disturbato al momento del tiro, reclamano una punizione più pesante, vale a dire un tiro dei 7, ma si devono accontentare di un tiro da rimessa dai 9. Ponte riprende il gioco, Berzic, Baz per Berzic. Sempre doppio pivot, sempre porta sguarnita. Vieira, Berzic, finta il passaggio, poi ci ripensa, vorrebbe tornare da Vieira, non c'è, cerca Braz che mantiene il possesso. C'era quasi riuscito a girare, ma poi la coppia Dorio Moretti dice di no. Dorio ha fatto il primo contatto, poi è arrivato anche Moretti al raddoppio, hanno impedito a Baz di girarsi, a guadagnarsi una sanzione più grave. Bravo Berzic a leggere bene il gioco, sfrutta 1-2, cambio di gioco momentaneo, riceve il passaggio da Stabellini, restituisce immediatamente la palla, difesa corta in controtempo e Stabellini arriva sui 6 metri, a quel punto diventa tutto più semplice per lui superare l'incolpevole Monciardini. Sassari a meno 1, Cassano che avanza. Bortoli, Branca, Fantinato. Bortoli, Fantinato, Moretti. Uno contro uno con Marzocchini, prova da fuori, incrocia e spiazza Spanu. Anche lui, finta di passaggio al pivot, tutti gli occhi su Dorio, ma alla fine invece Moretti lascia la palla senza neanche troppa forza, ma con estrema precisione verso il primo palo. E quando se ne accorge Spanu è troppo tardi, la palla è già entrata. Due minuti scarsi al termine del primo tempo, Cassano avanti di 2, Berzic che riporta in avanti il Sassari per accorciare distanze. Vieira per De Logu, difesa che si è dovuta schiacciare col doppio pivot, subiamo la pressione dei terzini fin dentro i 9, inizia ad essere difficile. Tanto ancora un intervento di Branca su Braz. Braz che lamenta un colpo, però poi si rialza prontamente. Difesa di Dorio che viene considerata regolare. Sì, c'era stato il raddoppio di Branca, quindi lamentava un colpo al fianco da parte di Branca, ma gli arbitri hanno fatto segno che era un normale contatto di gioco. Si riprende con 9 metri, 1:15 all'intervallo. Berzic, Stabellini. Berzic ancora cerca Braz, stavolta il passaggio va. Grande passaggio di Berzic, perché è arrivato sui 6 metri, ha passato la palla quando la stessa era in mezzo alle gambe dei difensori del Cassano, ma passaggio leggermente all'indietro per Braz, che a quel punto era solo e va a realizzare. 12-11, meno 1, un minuto scarso al termine, Cassano ha una rete da proteggere e possibilmente incrementare. Poi si andrà tutti negli spogliatoi a riprendere fiato e a studiare nuove tattiche da parte degli allenatori, cercare di mettere in pratica da parte dei giocatori. Intanto time out dalla panchina cassanese. Quindi probabilmente chiameranno qualche schema particolare per quest'ultimo possesso palla offensivo e poi bisognerà anche prepararsi perché mancando 42 secondi al termine probabilmente ci sarà un possesso palla anche da parte del Sassari. Indubbiamente. Vediamo una sola rete di distacco dopo il punteggio che diceva più 4 Cassano. Vediamo come gestirà il Cassano l'ultimo attacco e poi se, come dicevi appunto tu Luca, se ci sarà lo spazio per un ulteriore attacco del Sassari. Non lo so. Eppure è lui. Lui è lui. Ponte riprendere il gioco.
Vediamo quale sarà la chiamata offensiva per Mazza, che nel frattempo ritorna sul terreno di gioco. Riprende gioco Mazza. Ricordiamo, per il Cassano un paio di assenze importanti, quindi meno possibilità di turnover. Il fatto che Mazza sia stato 2-3 attacchi in panchina e prender fiato un po' ha contribuito su una minore efficacia del potenziale offensivo. Moretti uno contro uno con Marzocchini. Mazza scambia con Bortoli, che risale, trova Moretti, ora Branca, si riparte da sinistra per il Cassano, arriva Mazza, prova un tiro stoppato da Braz. Cassano che è riuscito nell'intento di non lasciare il possesso palla successivo al Sassi, ma ora bisogna realizzare, altrimenti è stato tutto inutile, ma così non è. Ancora un tiro stoppato a Moretti, quindi nulla di fatto. Cassano che sì, è riuscito a concludere in avanti questo primo tempo, ma senza marcare ulteriori reti, quindi si va all'intervallo con vantaggio minimo. Cassano che aveva allungato nella fase centrale del match, ricordiamo, vantaggio massimo più 4 per i padroni di casa. Poi Sassari si è aggrappato inizialmente a due bei gol del suo mancino Vierà e poi all'esperienza di Bruno Berdic, che ha risolto un altro paio di situazioni complicate. No. Quindi partita ovviamente apertissima, Cassano 12, Sassari 11. Andiamo tutti quanti a riposarci anche noi e ci sentiamo fra qualche minuto.
Eccoci qua, bentornati in diretta dal Palazzetto Tacca, Serie A Beretta, sesta giornata di ritorno, Cassano-Sassari, primo tempo che si è chiuso sul vantaggio minimo dei padroni di casa, Cassano 12, Raimond-Sassari 11, Cassano che ha avuto anche un vantaggio di più 4, ma il Sassari è riuscito a rientrare in partita. E ora ci apprestiamo a vivere questi secondi 30 minuti con tutta la storia ancora da scrivere. Chi vincerà questa partita? Non lo sappiamo ancora, attualmente. Giura, non lo sapevo. Pensavo che tu già lo sapessi, Luca. Ho detto magari prevede il futuro, dammi i numeri dell'otto. Beh, ci avevamo fatti la bocca buona sul più 4, speravamo che fosse un inizio di dominio più netto della squadra di casa sulla partita, così non è stato. Chiaramente giocatori del Sassari esperti, fortissimi, quindi hanno saputo prontamente ricucire il gap, e ad ora ci apprestiamo a vivere altri 30 minuti ad altissima intensità. Per ora non mi sembra di vedere grosse sostituzioni nelle due formazioni, confermato Spano rispetto a Kiepuske che ha cominciato il match. Per il resto, uomini confermatissimi, vediamo solo la destra, è rientrato Tauriano e quindi confermati i primi sette, come dicevamo, parte portiere per Serra Cortina e altrettanto fa il Cassano, Davide Collis, che manda in campo gli stessi identici sette uomini che hanno iniziato il match. Bene, primo attacco del secondo tempo per il Sassari, Berzic. Prova Pereira da fuori, in sacca. 12-12. Yeah. Ah sì. Primo rete del secondo tempo per Vieira, che va subito ad impattare su 12 pari per mettere chiaro ai padroni di casa che non intende lasciargli in vantaggio, seppur minimo. Ora difesa un po' più aggressiva, sempre 6-0, ma con Mazzolchini che fa delle puntate in avanti, una simil 5-1. Ora pare difficile per Banca, che riesce a tenere in campo e a ridare indietro a Mazza. Moretti ancora per Banca, questa volta la palla è buona, prova il tiro sul primo palo, ma si oppone Spano, neutralizza. Sassari che attacca per portarsi in vantaggio, palla Nardin che realizza, quindi vantaggio Sassari, non è il primo, ma già all'inizio del match i primi due reti erano stati a pannaggio della squadra ospite, ed ora rimette la testa avanti a inizio ripresa. Speriamo che possa accadere come nei primi 30 minuti con il Cassano che prontamente sovverte le sorti. Vediamo se sarà così anche in questo secondo tempo. Tanto confermata difesa 6-0 per il Sassari con Mazzocchini che... Sì, Mazzocchini che fa il disturbatore, esatto, come suo solito. Schema di Cassano, intanto arriva Branca e questa volta in sacca, sotto le gambe di Spanu. Buono il Cassano perché appena commesso un errore Filippo Branca, ma gli viene data fiducia, azione successiva, ancora palla a lui e Filippo ricambia questa fiducia insaccando il pallone questa volta. Parità su 13 pari. Chiama schema 36 Bruno Berzic per il Sassari, scambia con Vieira, esce il pivot. Sai che? Arriva. Sabellini per Nardin, poi ruba palla difesa a Cassano. Intercetta molto bene Fantinato che può far ripartire Moretti che lancia Mazza subito dall'altra parte. Moretti ancora, Fantinato, poi qualche difficoltà nel controllo della palla e Cassano che si deve fermare. Mazza dice fermiamoci un attimo e ragioniamo. Torna bene la difesa del Sassari. Cassano ha provato a spingere, ma quando si è reso conto poi l'ultimo passaggio tra Moretti e Fantinato non era precisissimo. Fantinato dovuto prendere la palla un po' dietro di lui, rallentare l'abbrivio, quindi a quel punto ci si è resi conto che non c'era chance di giocare la palla velocemente. Bene ha fatto Moretti a questo punto a chiamare la calma e giocare la quarta fase. Mazza incrocia con Fantinato, ancora qualche difficoltà, poi palla che viene recuperata da Sassari, viene lanciato contropiede di Tauriano. E questa volta l'intervento di Moretti viene giudicato gravemente falloso e quindi due minuti per il terzino Amaranto. E Colez che subito sceglie di giocare con l'extra player dentro giocatore in movimento nella figura di Gabriele Saitta e fuori
il portiere, quindi momentaneamente porta sguarnita per il Cassano, che poi potrà affrontare la fase offensiva a parità di uomini, ma poi dovrà soffrire in difesa con l'uomo in meno. Dà fastidio. Attacca Cassano, Mazza, Fantinato, esce Dorio, ancora Mazza, Bortoli arriva, incrocia con Mazza, intanto Saita sullo sfondo che rientra. Bortoli trova il palo dall'altra parte. Palla sul secondo palo. Cioè, giocatori fuori mano hanno il vantaggio che i portieri non sanno cosa fare, perché sì, trovarti un mancino quasi all'ala sinistra e praticamente non sai qual è la posizione di partenza e molto spesso si fanno trovare impreparati sì, a questi tiri. Diciamo che è un destro di mano sul lato destro ancora trova, ma un mancino sul lato sinistro non si vede tutti i giorni, mettiamolo così. Tacca Sassari con Stabellini, cerca il passaggio lungo per Taurian, ma palla troppo lunga, ha tentato un'elevazione mostra Taurian, ma non è riuscito a trattenere il pallone, quindi palla persa in malo modo da Sassari, che non sta giocando al meglio questa superiorità numerica. Per ora Cassano ha la meglio con una rete realizzata e nessuna subita. Mancano ancora 30 secondi, però bisogna stringere i denti, stare in attacco il più possibile, giocare al limite del passivo questo manovra offensiva. Cambio di posto Fantinato e Bortoli, esce Dorio, Mazza, fotocopia di prima lo schema. Bortoli cerca l'incrocio con Mazza, ma fallo di Berzic e di Braz. Quindi nulla di fare per il Cassano, 9 metri già battuto da Dorio. Bortoli in centro, scambia con Mazza, ancora Bortoli, passivo. È passivo, però intanto il Cassano ha raggiunto lo scopo, trascorsi 30 secondi, recupera posizione tra i pali Monciardini, Cassano che può attaccare senza grossi patemi, se non il fatto di essere sotto passivo. Poi il tiro è stato prima stoppato palla vagante recuperata dal stesso Mazza, che a quel punto non aveva più passaggio, poteva solo tirare, posizione un po' defilata, provato con un erete ma non si è fatto superare Spano, neutralizzando questo attacco del Cassano. 5 minuti al secondo tempo. Pari. Sassari che attacca per il nuovo vantaggio. Chiama schema Berzic. Va l'uno contro uno. Incrocio con Vieira. Tiro da fuori. Ci arriva Monciardini con l'aiuto del palo, ma deviazione determinante di Luca. Poi sulla respinta Moretti. Seconda fase per il Cassano. Ha provato la penetrazione Mazza, ma deve fermarsi anche lui e riprendere con calma e lucidità il gioco in terza e quarta fase. Tanto sostituzione tra le file del Sassari, con Stabellini che lascia il posto ad Alan Pereira. Vediamo se sarà solo una scelta come cambio attacco e difesa o spazio a Pereira anche per la fase offensiva. Viene adesso Mazza, cercano uno contro uno, incrocia con Bortoli che risale, poi Moretti finta sul terzo passo, cerca il varco, poi nulla di fatto però. E palla che era una posizione molto defilata, sta sì, giustamente sul primo palo Marcus Pano, va a neutralizzare anche questo tiro. Siamo già dalla parte opposta, però palla per Nardin, non si fida, poco spazio, preferisce fermarsi e riaffidare palla a Berzic che chiama a schema. Poi come preventivato spazio in attacco per Alan Pereira, viene solitamente utilizzato solo nella fase difensiva, però ha qualità ed esperienza per giocare tranquillamente anche da terzino, da centrale. Tanto doppio pivot per il Sassari, prova Berzic subito l'uno contro uno su Bortoli, ma c'è 9 metri, si lotta sui 6 metri, adesso Pereira però Vieira si va dall'altra parte, palla per Nardin, ma Moretti in extremis riesce ad arrivare e deviare il pallone, però guardia decisa di banca su Vieira, quasi aggrappato, e poi decisivo l'intervento di Moretti. Ripreso gioco intanto, Vieira, attenzione, passaggio ancora per Nardin, difesa sbilanciata, prova ad approfittarne Pereira, ma in extremis intervento di Fantinato, seppur falloso. 9 metri, rimane attacco Sassari. Si lamentano dalla panchina del Cassano della lunghezza di questo attacco, chiedono un passivo. Berzic, volo per Taurian, volante. Bello il gol del Sassari, collaborazione Berzic-Taurian.
8 minuti, Sassari ancora avanti di 1. Tacca Cassano, Fantinato, arriva in centro, finta di tiro, poi incrocia con Moretti che prova da fuori e spiazza Spanu incrociando il tiro e riporta 15-15 in parità il punteggio. Prova Cassano ad accelerare, ogni tanto questi attacchi veloci aiutano il morale, soprattutto peso specifico ben superiore all'uno per questo tipo di reti. Tanto avvicinamento, fuori Baz, dentro Campestrini, quindi cambia i suoi pivot, ne ha a disposizione due, e che signor pivot che ha a disposizione Serra Cortina, quindi bene fa ad alternarli. Vira, finta di tiro, scambia con Pereira. Ma ottima la scelta di tempo di Dorio, che è andato a contrarlo sul primo passo, non gli, se permette a Pereira di prendere velocità poi diventa impossibile fermarlo, finita. Giustamente va fermato sul primo passo. Adesso ancora Pereira, incrocia con Vieira, poi Braz e poi Tauriano, Tauriano che ha tagliato doppio pivot e va a guadagnarsi un tiro da 7 metri, credo per difesa in area, perché quando Marco Fantinato è andato a intervenire su di lui ormai era dentro la linea difensiva dei 6 metri, quindi giustamente tiro da 7 metri. Bruno Berzic senza finte supera di prima intenzione Luca Monciardini. Sassari sempre avanti di 1, e da qualche minuto che ci alterniamo più uno parità. Cassano costretto ad inseguire in questo secondo tempo. Abbiamo Davide Kolec già con il cartellino del time out in mano, quindi probabilmente non è contento di questo avvio di ripresa e vuole cambiare ulteriormente le carte in tavola. Tanto dentro anche Marco Lamendola, quindi turno di riposo anche per Mattia Dorio, il capitano, a giocare pivot in questa fase. Mazza uno contro uno su Marzocchini, poi Moretti, poi fino a Branca che fa spostare Spanu sul secondo palo e poi chiude sul primo. Bravo Filippo ad aspettare, aspetta che il portiere scelga lui che angolo coprire e col polso va a chiudere sul primo palo. 16 pari, parità nuovamente. Tanto Campestrini e Bazzo si alternano attacco e difesa, quindi dentro Campestrini in attacco, ma non rinuncia alla presenza fisica di Bazzo per la difesa. Serra Cortina. Attenzione, Vieira, un po' l'uno contro uno, tentativo di scarico su Pereira, ma ci ha messo la mano Fantinato e poi Branca in contropiede, ben servito da Ivan Ilic che nel frattempo è subentrato a Luca Monciardini. Prima palla che tocca e prima magia, perché non si tratta di una parata, ma vedere Branca con la coda dell'occhio solo e servirlo vale un gol. Cassano che rimette la testa avanti, ma siamo sempre lì, una rete di vantaggio e 20 minuti da giocare, 19, quindi ancora tanto da dire da parte di questo match. Ricordiamo, prima partita della sesta giornata di ritorno. Tanto la palla di Tauriano era stata presa oltre la linea di fondo, però c'era anche un fallo sul passaggio allo stesso Tauriano, quindi rimessa in gioco affidata a Sassari, che si affida all'esperienza di Bruno Berzic. Tiro improvviso basso e non ci può arrivare Ilic. La parte opposta Moretti restituisce il favore, sorprende tutti, difesa questa volta del Sassari non reattiva, si arriva sugli 8 metri, si alza e realizza. Cambia il portiere anche per Sassari, che si riaffida nuovamente a Kiepuski. Non so se era inquadrato, ma Kiepuski nel dubbio prima di entrare in campo ha contato quanto fossero i compagni, perché dici qua cambia attacco, difesa e strapiglia, prima di entrare in campo fammi contare bene quanti siamo prima che facciamo il disastro. Un po' più bella questa scenetta. E qui 2 minuti a Mazza per trattenuta su Campestrini. E attenzione Federico, perché per lui è la seconda esclusione temporanea, quindi manca ancora tanto alla fine, deve stare attento quando rientrerà a non commettere un altro fallo di questo tipo, perché se avvenisse la terza sanzione dovrebbe abbandonare in maniera definitiva il campo e aspettare la prossima partita per poter giocare nuovamente. Ricordiamo Cassano, prossimo turno sarà impegnato nel mitico Palachiarbola di Trieste. Già, sabato, giusto? Sabato prossimo, sì, ore 19 abbiamo già l'appuntamento in diretta da Trieste. Prende gioco intanto Vieira. Scambia con Stabellini, poi Bortoli
si pianta davanti e poi Ilic a concludere il lavoro, spazza via tutto e via. Andato a cercare uno sfondamento Thomas Bortoli, che questo comunque in qualche modo ha disturbato il tiro dell'avversario, poi ci ha messo la pezza definitiva Ivan Ilic a spazzare questo pallone importantissimo. Ora extra per il Cassano, fuori Ilic per tentare di compensare l'uomo che è venuto meno per i due minuti a Federico Mazza. Quindi dentro Saita, sempre tre mancini in campo, si affida ai tre mancini, anche perché non è che abbiamo molte alternative, esatto, con il turnover quest'oggi, quindi gioco forza più che una scelta tattica, no, Bortoli, ma proprio uno dei tre mancini va a premiare questa scelta perché è assolutamente indisturbato, la difesa non se l'è filato di strisce come si suol dire, va a realizzare. Cassano che si riporta più due, prova ad allungare nuovamente, stessa sorte del primo tempo, però questa volta Serra Cortina non indugia, prima nel primo tempo ha aspettato che la sua squadra fosse sotto di 4 reti prima di chiamare il time out, ora almeno 2 decide che non è il caso di indugiare oltre, time out per portare dei correttivi, la sua squadra viene da un parziale di 3-0 a favore del Cassano e quindi ha preferito bloccare subito il gioco. Esatto, adesso Cassano che sta cercando di scappare piano pianino, risicando rete su rete, però comunque, come ricordavamo anche prima, 2 reti, manca ancora 17 minuti scarsi. Sì, sì, Cassano quindi sta facendo ancora lunga. Esattamente come il primo tempo, Sassari una rete di vantaggio all'inizio, poi Cassano che con un mini break di 2-3-0 come nel primo tempo si riporta avanti, seppur ovviamente sul più 2 non lo chiudi, nel primo tempo è riuscito ad arrivare al più 4, poi Sassari col temato aveva recuperato, ora come dicevamo non vuole correre il rischio, non vuole lasciare troppo spazio, preferisce bloccare subito le azioni e dare nuove indicazioni ai propri giocatori, vediamo se sortirà gli effetti desiderati dal coach sassarese. Ricordiamo, è da poco subentrato a Passino la guida tecnica della propria squadra, quindi probabilmente deve ancora capire i meccanismi di gioco oppure infondere ai giocatori la propria mentalità, il proprio stile, e quindi giustamente non vuole rischiare di trovarsi con 4 reti a recuperare prima di cambiare modalità di gioco. Ripreso gioco intanto Sabellini tornato in campo, bello il passaggio per la destra del Sassari, ma Ilic gli ha preso ancora le misure. Ilic, positivo l'apporto di Ilic da quando è entrato in campo, ovviamente nessuna critica a Monciardini, aveva fatto un ottimo primo tempo, in questa fase iniziale del secondo c'era sembrato un po' meno intenso e quindi giustamente Collez ha due grandissimi portieri a disposizione e li alterna per cercare di tenere la qualità sempre ad altissimo livello. Cassano che ha la palla del più 3, vediamo se saprà approfittarne per allungare. Tocca Cassano con Fantinato, Mazza, Fantinato, scambia con Moretti, la pressione di Marzocchini è altissima, arriva Bortoli che scambia con Moretti, Mazza, Fantinato che si è allargato all'ala, deve risalire per forza, però bravo Nardin. Grande difesa di Nardin che poi si invola in contropiede e va a realizzare. Peccato. Grande gol di Giovanni Nardin che ha capito la traiettoria del passaggio indirizzato a Bortoli, poi un duello in velocità con Fantinato, ma è brevilineo Nardin alla meglio e arriva con quel vantaggio minimo, quel mezzo metro che gli ha permesso di andare fino ai 6 metri opposti di realizzare il gol del 19-18. Fantinato, Mazza, Moretti per Bortoli, volante. Passaggio di ritorno per Moretti, gol spettacolare. Cassano che è passato in 5-1, novità tattica, Bortoli in centravanti.
Era palla deviata ma toccata da Ilic, quindi rimessa dal fondo per il Cassano. C'è stata deviazione di Moretti, credo, ma poi Ilic è andato a ripulire il possesso palla toccando. Dice, sì, sì, toccata io. Cassano più due con possesso palla, quindi opportunità del più tre. Vediamo se questa volta la so può sfruttare, non come prima, con palla intercettata da Nardin. Fantinato, Moretti, esce Lamendola, ancora Fantinato, Mazza, uno contro uno, scarico per Moretti che poi scarica Filippo Banca, ma ha capito tutto che Puschi poi la palla gli va dentro di lo carambola, stesso. Pizzico di fortuna per Filippo Banca, sfortunato Kepuschi perché aveva intercettato il pallone con i piedi ma ha preso un effetto strano e quando si è reso conto che gli stava scivolando alle spalle ha tentato di buttarsi in extremis ma non arriva in tempo ed ora lo stesso Kepuschi lascia spazio a Campestrini, quindi Sassari che come primo tempo gioca con sette giocatori di movimento fuori portiere, doppio pivot in attacco. Vera dietro la schiena, non c'è spazio per Taurian, la palla arriva dalla parte opposta Stabellini. In velocità con Stabellini un sacca, buona l'azione, chiaramente tutto aiutato dal fatto di avere un giocatore in più, però nel complesso ottima gestione del pallone questa volta da parte del tacco sassarese. Cassano che però attacca sempre con due reti di vantaggio. Moretti, Mazza, Fantinato, si cambiano di posto, Moretti in centro, esce fuori Lamendola. Se non è con fotocopia del precedente, Mazza uno contro uno, questa volta parte opposta per Fantinato, Moretti, palla che arriva a Banca, però questa volta non c'è spazio, deve risalire. Fantinato, questo rinnovamento da capo. Fantinato. Moretti, uno contro uno su Campestrini, poi cerca Branca, deve saltare da un angolo impossibile. Questa volta nulla tocca Kepuschi, ma la palla non va verso la porta, va verso l'esterno dove viene recuperata da Nardin. Si riporta in avanti Sassari. Due reti da recuperare invece per la squadra in casacca bianca. Possibilità di dimezzare lo svantaggio con questa azione. Berdic, Viera, sempre extra player. Due pivot, Campestrini e Braz. E che pivot a dar fastidio a difesa del Cassano. E poi palla Viera e attacca uno contro uno, maglie ovviamente larghe, ha tentato di sorprendere Dorio perché nel frattempo il porta del Sassari ha sguarnito, stava tentando di recuperare la posizione Kepuschi ma è stata un'opposizione della difesa del Sassari, quindi tiro intercettato anche se poi il possesso palla è ritornato al Cassano sulla carambola. Quindi nuova azione offensiva con una rete da incrementare per la squadra Maranto. Mazza uno contro uno, Fantinato, Moretti si accentra, fa buona guardia a difesa con Tauriani in questa fase. Deve ricostruire, questa volta è Colez che deve chiamare Temato, aveva impostato una difesa 5-1 ma la tattica dell'extra player con col doppio pivot e sette giocatori in movimento ovviamente ha invalidato questa scelta perché gioco forza si deve un po' schiacciare il centravanti e quindi rende inutile avere quel tipo di difesa. Vediamo esatto. Cosa andrà a proporre in questa occasione ai suoi ragazzi Mr. Collins. Stiamo Luca per entrare negli ultimi 10 minuti del match, partita in totale equilibrio, deduco perché comunque 21-20, mancano 10 minuti, quindi tutto aperto. Sì, ritmi un po' più bassi, forse probabilmente la finale, la semifinale di Coppa Italia dove le due squadre avevano, beh, diciamo che sono due partite avevano diverse, più uomini a disposizione, quindi con le avendo sì. maggiore rotazione potevi permetterti un ritmo più alto. Però quest'oggi anche il valore della partita era leggermente diverso, mettiamola così. Però effettivamente sì, il ritmo rispetto alla semifinale di Coppa Italia è decisamente più basso. Però questo non dovuto a particolari cose, ma è una cosa voluta, perché chiaramente avendo meno rotazione di esposizioni tendi a essere un po' conservativo, a magari ad accelerare quando vedi la sorta di difficoltà, sì. ma non a giocare a ritmi alti costantemente. Tanto pronti a riprendere il gioco, vediamo che soluzioni adotterà il Cassano, soprattutto quando si troverà in difesa, perché
Il fatto che il Sassari giochi con l'uomo in più di movimento ha creato qualche difficoltà nelle ultime azioni difensive del Cassano. Moretti, uno contro uno, scarica per Mazza, c'è il varco e si insacca il pallonetto di Federico Mazza. Sull'uscita di Kiepuski ha cercato di arcuare Giamente in tiro senza cercare la forza, ne ha avuto ragione. Ora ovviamente diventa partita a scacchi, perché probabilmente Kolec ha chiamato temato per giocare l'inferiorità numerica, e Sassari, seppur sembrava inizialmente non intenzionato a giocare, invece ora fuori Kiepuski e dentro Bassa per l'ennesima volta, quindi ci ha messo un attimo a decidere, e infatti sfrutta al meglio il doppio pivot, perché subito va a realizzare e poi rimessa veloce. Campestrini lasciato libero sui 6 metri, in sacca alle spalle di Ilic. Ovviamente non è semplice curare tutti gli uomini, perché ce n'è sempre uno in più e quindi bisogna essere bravi a lasciare isolato un giocatore, nell'ipotesi è un'ala, quindi cercare di concentrarsi sugli altri, però ovviamente giro di palla, deve continuare a cambiare marcatura. Ora ha capito tutto Taurian e si invola in contropiede, giocava in una posizione un po' più avanzata Taurian, da qualche azione era una 6-0, sì, simile aggressiva. Al 5-1 con queste puntate veloci di Taurian, e alla terza occasione ha avuto ragione, perché ha rubato un bel pallone che poi lo stesso è andato a trasformare in contropiede. Nuovamente parità, 9 minuti al termine, ancora non abbiamo capito chi vincerà questo match. Noi ci auguriamo possa essere il Cassano, che adesso Moretti riporta in vantaggio, ma è ancora tutto da decifrare. Partita per ora equilibratissima, c'è stato quel più 4 del Cassano a metà del primo tempo, ma prontamente rintuzzato dalla squadra ospite. Di ora una rete di vantaggio per chi difende. E mi sono perso Luca l'ultimo gol, perdonami. Moretti. Ok. Allora, buono timing difensivo di Mazza, che però deve stare attento, ricordiamo 2 sanzioni, 2 minuti già sul suo personalissimo cartellino. Tanto prova a rubare palla a Bank, poi riesce a gestire Vieira, poi passaggio. 2 minuti ad Orio per aver messo il piedino. Reclamavano l'involontarietà della sì. Cosa, perché sembrava fosse un passaggio schiacciato da Berzic direttamente su piede avversario, così non è per gli arbitri. Poi eccesso di potenza a parte la panchina di Cassano, quindi cartellino giallo anche per la panchina cassanese. Continua a non essere convinto Corez di questa scelta, cioè, lamenta il fatto che non era un intervento di piede di Dorio, ma era l'avversario che ha tirato la palla sui suoi piedi. Però irremovibili gli arbitri, 2 minuti ad Orio, cartellino giallo alla panchina, bisogna trovare calma e superare questo momento difficile. Mancano 8 minuti al termine, di cui 2 li passeremo in fetta numerica, ed ora ci pensa il palo a darci una mano, perché tiro di Vieira completamente solo. Ilic non sembrava in grado di intercettarlo, ma il pallone si stampa sul palo e torna nelle mani di Filippo Banca, pronto ad accoglierlo e a stringerlo amorevolmente. Ora Cassano che attacca con l'extra player, fuori Ilic, dentro sesto giocatore in movimento, alias Marco Lamendola. Situazione difficile, ma continuato a muovere, va gestita. Mazza. Sempre una rete di vantaggio, bisogna cercare di fare un attacco il più lungo possibile e nelle limite possibile realizzare. Ci fuori. Pensa Mazza, non ottiene la lunghezza dell'attacco, però come dicevamo prima, quando la palla va in fondo alla rete hai sempre ragione. Come mi dicevano, il Cavaldonato non si guarda in bocca, quindi va bene così. Cassano che si riporta più 2, ora deve stringere i denti per difendere con l'uomo in meno. Manca un minuto al rientro di Dorio o di un eventuale sostituto. Tabellini, fit ritiro Vieira, poi per Brzic che scarica per Nardin e insacca Giovanni Nardin alla sinistra del Sassari. Si sta riprendendo quel secondo tempo Nardin, ha sviluppato un ottimo primo tempo, credo, se vado a memoria, 2 errori al tiro, però invece in questo secondo tempo, a cominciare da quella palla rubata prima, mentre gli ha ridato fiducia, ed ora sicuramente un ottimo apporto ai suoi compagni in questa seconda frazione di gioco. Cassano che sta per recuperare il suo settimo uomo, ancora 10 secondi. Nel frattempo siamo in attacco. Mazza per Moretti, ancora Mazza, girano palle 2.
si Mazza. Libera, scarica per Lamendola, Lamendola, ma interviene palla che lì, no, in Mazzocchini, ma commette fallo Lamendola. Siamo già dalla parte Stabellini opposta. Stabellini subito di là, poi Bortoli ci mette una mano, ma viene fischiato fallo alla difesa. L'intercetto di Bortoli sembrava pulito, non sono d'accordo però gli arbitri, quindi palla che rimane nelle mani dei giocatori in maglia bianca. E attenzione perché ora XLP invece per Sassari che gioca si va in con... sette, come nel primo tempo Luca, come nel primo tempo. Bursic, Stabellini, ancora Bortoli a metterci una mano. Bursic, Vieira, palla per Taurian e la tocca Ilić, ma poi passa lo stesso. Parità nuovamente, 24 pari, 5 minuti e mezzo al termine. Sempre cambio attacco e difesa, Lamendola e Dorio. Continua a lamentarsi Collins, deve stare attento perché è già stato ammonito. Non possiamo permetterci un 2 minuti per potersi in questa fase del match. Dobbiamo mantenere i nervi saldi. Speriamo che Cristiano riesca a consegnare il buon dardo. Fantinato! La bomba da fuori! Terza rete di Marco Fantinato, ma soprattutto rete pesantissima perché questa va a spezzare un momento difficile per la squadra di casa. Gran gol importantissimo per Marco, ma per tutta la squadra. Bravo Marco. Ultimi 5 minuti. Stabellini, Bursic, Vieira tenta l'anticipo, Branca, e poi dalla sua posizione avanzata è il più vicino a raccogliere il pallone respinto da Ilić. Ha avuto un pizzico di fortuna perché da un intercetto mancato si è trovato giocatore solo e avanzato proprio sulla traiettoria della respinta di Ilić e soprattutto aveva la porta completamente vuota, quindi gol facile per Filippo Branca. Cassano aumenta più 2 a 4 minuti e 20 secondi al termine. Passaggio per Braz da parte di Bursic, ma intercettato da Dorio. Palla che però rimane nelle mani del Sassari. Poi Branca. Ancora Branca, ruba sfrutta, un altro pallone. Ancora porta vuota, pallo. Però Fantinato è il primo a ricevere il pallone. Bravo Marco. Realizza. Questo è un gol importantissimo perché seguire quell'azione quando vedi un tuo compagno che tira porta vuota non è da tutti. In molti si sarebbero fermati. Quindi grande merito a Marco Fantinato. E time out Sassari. Riporta il Cassano più 3. Ma questo è un gol dovuto alla caparbietà e soprattutto alla voglia di sacrificarsi per la propria squadra. Non è facile vedere queste cose, ci teniamo a sottolineare proprio questo. Porta sguarnita, tuo compagno che tira da metà campo, non so in quanti sarebbero corsi dietro a quel pallone. Non lo so, però Marco l'ha fatto e ha realizzato più 3. Ed è stato premiato perché la palla che ha incrociato il palo è tornata piano piano verso di lui e ha realizzato la sua quarta rete. 1-2 di Fantinato, anzi 4 gol, 2 di Marco Fantinato e 2 di Filippo Branca in un momento difficile e riportano Cassano a più 3. Ora i minuti che mancano alla conclusione sono 4, quindi siamo ancora lontani dal break even, però insomma, ma non credo ci sia un break even Luca questa partita, a meno che non è un vantaggio risolutivo, però molto pragmaticamente a 4 minuti dalla fine è meglio avere 3 gol di vantaggio che 3 da recuperare. Beh, indubbiamente quello sicuramente Cassano è più è tranquillo rispetto ai giocatori del Sassari. Ovviamente questa tranquillità non bisogna esagerare perché si mette poco a perdere, come l'hai guadagnati in 40 secondi 3 gol di vantaggio. Ne bastano altrettanti per Nardin, infatti, dove l'ha messa Giovanni Nardin? Dicevamo Nardin col secondo tempo sicuramente migliorato e più presente rispetto al primo. Quarta rete per lui ed ora 5-1 per il Sassari. Marzocchini a disturbare nella posizione centravanti. Bortoli, con la Moretti. Sua nota capacità di rubare palla con la sua agilità. Deve fare molta attenzione. Moretti, Mazza. Doppio pivot per il Cassano con Fantinato che taglia. Ora Mazza, uno contro uno. Risale Bortoli. Chiama palla Moretti, ma prova a sorprendere Bortoli. Nel frattempo è rientrato Spano, che va a neutralizzare questo tiro. Nulla di fatto però per il Cassano. Sassari subito dall'altra parte con Stabellini. Tre al termine. Passaggio cerca per Braz. Palo di Braz. Poi Marco Lamendola si immola su quel pallone. E recupera la palla per il Cassano.
Ancora un pizzico di fortuna perché Bazzi completamente solo, portiere spiazzato, palla sul palo e palla che carambola nelle mani di Lamendola, che nel frattempo era finito a terra nel contrasto con Stabellini, ma riesce in ogni modo a controllare quel pallone. Palla pesantissima ora nelle mani di Moretti e Mazza per l'attacco del Cassano, con Marzocchini a disturbare. Sale Fantinato, Marzocchini disturba, poi Fantinato che riesce a ritrovare Mazza. Moretti, finta, scarica a Mazza, cerca un varco tra primo e secondo, non c'è, Bortoli risale, bello il taglio di Branca, non l'ha visto nessuno, lo vede Bortoli però. Era Fantinato, scusa, che addirittura, non so da dove arrivasse, perché essendo mancino ha tagliato dall'ala sinistra, non ho capito che giro ha fatto, però l'importante è che si è fatto trovare punto, va a realizzare 9 più 3. Branca, questa volta è Filippo che raccoglie uno sfondamento, si sacrifica facendosi trovare pronto piazzato davanti a Viera, che commette infrazione di sfondamento, guadagna un'altra palla importante il Cassano. Un minuto e mezzo al termine, più tre, è ancora lunga, io non me la sento di dire che abbiamo superato il break even, io aspetterei il trentesimo, aspettiamo volentieri un minuto e mezzo. Tacca Cassano adesso, Bortoli, ovviamente Moretti. Non ha fretta il Cassano, mentre per il Sassari ora passiamo in 4-2 con Tauriano e Marzocchini di subare. Parte Fantinato, uno contro uno, tiro doppio appoggio sporcato, recupera palla Spano, riparte seconda fase del Sassari con Stabellini. Subito Fantinato a fermare la seconda fase, però arriva Vieira e in sacca dai 9 metri. Deve stringere i tempi ovviamente il Sassari, lo fa, l'ha fatto prima con Nardino, ora con Vieira a accorciare distanze. Due gol di vantaggio Cassano, ultimo minuto di gioco. Sassari che ha finito time out, ne ha ancora a disposizione uno, Colez lo va a chiamare giusto adesso. Eccolo, adesso arriva, 50 secondi al termine, prendiamo un attimo di respiro. Cassano che ha due reti di vantaggio, il possesso palla, ma ovviamente non può tenerlo per 50 secondi, quindi deve giocarsela, andare a cercare ad allungare sul più 3. E poi ovviamente su più 3 la partita sarebbe finita, invece se cediamo possesso palla a Sassari con due reti di vantaggio e poco meno di un minuto alla fine, aspetterei a dire che è finita, ma ovviamente non mettiamo il carro davanti ai buoi, aspettiamo le riprese del gioco, vediamo quali saranno le soluzioni. Non ha molto da dire Sassari, infatti i giocatori sono già tornati sul terreno di gioco, pronti ad aspettare i nostri, e quindi probabilmente da come sono disposti direi che tenteranno il tutto per tutto con marcatura uomo. Ovviamente hanno due reti da recuperare, quindi l'unico modo per farlo è recuperare due palloni nel più breve tempo possibile. Cassano da parte opposta deve cercare di far scorrere il cronometro il più possibile, aspettare che gli arbitri chiamino il passivo e poi tentare una conclusione dopo aver sfruttato tutti e 6 passaggi. Potete prendere il gioco, crediamo Stefano Riello e Niccolò Panetta, i due direttori di gara che hanno diretto questo match. Moretti, palla persa, lanciato Branca, ma palla persa dal Cassano. Riparte Nardin, seconda fase. Berzic deve affrettare i tempi, prova da fuori, è in sacca. Realizza Ilic, tocca. Il gol del meno 1, 28-27, una rete di vantaggio, ma 35 secondi al termine. Ora questo pallone è ancora più pesante. Va Federico Mazza. Palla che sembrava persa, vanno ma arriva insieme, ancora Fantinato e Branca, poi palla che rimane a Cassano, però ferma tutto l'arbitro, c'è da pulire il campo. Ancora 23 secondi, ancora lunga, non bisogna fare sciocchezze. Due possessi palla gestiti malissimo, una persa, una trattenuto per il rotto della cuffia. Calma e lucidità ragazzi, 23 secondi da giocare. Mazza e Moretti, farsi vedere, movimento senza palla. Va a realizzare il gol della tranquillità Federico Mazza. Poi intervento decisivo sull'ultimo tentativo disperato di Tauriani, di Ivan Ilic. Ed ora 10 secondi al termine, possiamo dichiarare concluso il match. C'è anche il saluto tra le due squadre. Bella partita, forse non nei ritmi alti che siamo abituati, ma molto tattica. Sì. Quindi le squadre hanno giocato a ritmi più massima, cercando di impostare azioni particolari. Abbiamo visto anche del bei gol, tiri al volo, e Cassano riesce a gestire fino in fondo questo match, come ha gestito il primo tempo, lo stesso è accaduto nel secondo tempo, quindi un vantaggio massimo nella fase centrale del tempo, più 4 nel primo, più 3 nel secondo. Sassari che tenta di portarsi sotto e Cassano che riesce
con le unghie a mantenere quel vantaggio minimo per chiudere il punteggio sul 29-27. Quindi Cassano che si porta a 21 reti, supera momentaneamente Bressano, raggiunge Brixen in attesa dei match di questa sera, al netto ovviamente delle partite da recuperare per tutti quanti. Bene, con questa bella vittoria del Cassano dopo la bella prestazione di sabato scorso, seppur con una sconfitta con Bressano, noi ringraziamo Severino a telecamera, Luca Bianchi qua a fianco a me. E io ringrazio Davide Basile. E quindi saluti e, come di consueto, buona pallamano a tutti. Ciao!